Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Le avete tanto volute, me le avete super richieste e allora ecco che con oggi ricominciano le top ruolo per ruolo. Partiamo ovviamente dai difensori centrali e come al solito grandissima premessa che questi sono giocatori che per me, secondo il mio giudizio, compongono una top 10, sono i migliori 10 di quel ruolo lì. Ovviamente per motivi di lunghezza del video non ne potevo mettere dentro 50, non vuol dire che sono le uniche opzioni, anzi nei commenti fatemi sentire come al solito la vostra. Inoltre ci tengo anche a precisare che l'ordine dei giocatori all'interno del video è la loro posizione ipotetica in una classifica, quindi andiamo a vedere da quello che secondo me è il più forte in assoluto fino a quello meno forte, seppur parliamo di quello che è il top assoluto per questo reparto qui. Ma senza perdere ulteriore tempo andiamo subito a vedere il primo giocatore. Primo difensore centrale della top post Toti e post Future Star è Virgil van Dijk, proprio nella versione Toti, che chiaramente ha ricevuto dei boost pazzeschi uniti al suo 1,93 m, la sua gran fisicità data anche dal body type immenso del difensore olandese del Liverpool rendono secondo me al momento il difensore più forte in assoluto. Il 95 di velocità scatto grazie al stile di corsa lenti fa sì che quell'80 di accelerazione non si senta e Virgil riesca a recuperare anche gli attaccanti che gli partono quando lui magari si fa trovare leggermente fuori posizione. Ti dà anche l'opzione di poter partire bene da dietro con la costruzione visti gli ottimi passaggi. Statistiche di difesa che non hanno bisogno di essere commentate, praticamente tutti sopra il 95. La cosa che più ti fa godere però è quel 97 di forza misto a 94 di aggressività che proprio fa la differenza quando si tratta di dover prendere a spallate gli avversari, è difficile che ti va a perdere i contrasti. Chiaramente è una carta che non costa poco, chiaramente è una carta che in pochi magari si potranno permettere, però magari nel momento in cui volete andare a fare un upgrade bello massiccio in difesa vi schiarite l'idea su qual è il mostro assoluto in questo ruolo. Seguito però a stretto giro si contendono un po' la palma del migliore da Lucio Marvel, un difensore che vi ho riproposto in praticamente tutte le top uscite sino ad ora e discorso analogo leggermente meno anche per la versione 89 Hero base sempre di Lucio. Difensore totale questo, perché lengthy anche lui, velocissimo, fisico della Madonna, non ti perde un rimpallo neanche per sbaglio, stacca bene di testa, gioca bene in anticipo, rincorre anche bene gli avversari, un discreto passaggio corto per quanto riguarda la fase di impostazione dal basso, quindi per me Lucio e Virgil rappresentano secondo me i due migliori, seguiti poi a strettissimo giro da Sergio Ramos Flashback, una carta per me pazzesca che andava sbloccata a tutti i costi per due motivi. A, perché non costava praticamente nulla e con tutti i fodder che avevamo durante il periodo dei Toti ce la portavamo gratis a casa. E due, perché comunque un'ottima risorsa per poter andare poi a linkare giocatori meta come Mbappé, penso a Neymar, penso non lo so a Verratti, Renato Sanchez e tutta una serie di giocatori che stanno uscendo in questo periodo come anche Thuram, Fofana eccetera. Dicevamo del difensore, anche in questo caso, nonostante non abbia magari la fisicità di un Virgil o di un Lucio, questo Ramos in game sembra molto più spesso e enorme di 1,84 m, rapidissimo, nonostante la velocità scatto sia a sfavore dell'accelerazione e lui lengthy, quindi un po' un controsenso, è molto veloce nel recuperare gli avversari e anzi, questa sua caratteristica lo rende particolarmente utile anche su PS4, dove sapete bene non esistono gli stili di corsa. Anche lui ha degli ottimi passaggi, sia il corto che il lungo, statistiche difensive impressionanti, un giocatore full automatico che vi permette anche di poter difendere magari un pelino più alti perché con lui se ci uscite a cannone recuperate palla a centrocampo se l'avversario non è bravo, perché il work rate alto normale lo fa stare un po' su, è un po' più indisciplinato rispetto agli altri, però è un difensore che se riuscite a masterare vi ve ne innamorate e non potete farne a meno. Forza 87, aggressività 94, resistenza 84, insomma uno che per 90 minuti picchia anche molto forte e io lo amo tuttora, è lui insieme a Lucio il mio difensore titolare. Parlando di new entry, sempre per quanto riguarda il periodo Toti, una variazione sul tema perché sapete che di solito io non metto icone all'interno di questo video, però questo Vidic secondo me ha bisogno di esserci perché è una carta tremendamente sottovalutata. Ed è leggermente sotto solo i tre che vi ho citato in precedenza, perché 1,90 m, velocissimo, lengthy anche in questo caso. Magari lui pecca leggermente nei passaggi, ma ce ne importa poco. È 1,90 m, quindi fisicità importante per il difensore serbo ex Inter.
Lettura difensiva 95, full automatico, aggressività 93, forza 93, resistenza 88, intercettazioni 90, insomma tutti i parametri che sono assolutamente al top. E magari un Vidic voi ve lo portate a quasi la metà della metà di quanto andreste a pagare un Van Dijk. Per cui non avete sbloccato Ramos, non avete i soldi per prendere Virgil, avete magari un Lucio, fate Lucio Vidic, avete una difesa di tutto rispetto che potete portare avanti nel gioco tranquillamente. Quindi lui è una delle carte che più mi ha sorpreso, motivo per il quale, vi ripeto, ho fatto questa eccezione di metterlo all'interno della classifica nonostante fosse icona. Un'altra new entry è quella di Eder Militao, anche lui Toti, e magari qualcuno di voi si sorprenderà di vederlo solamente alla quinta posizione, vi aspettavate di vederlo un po' più su. Militao però lo conosciamo, perché è 1,86 m, ha un body type particolare in quanto è un po' snello, non è spesso come Vidic, Ramos e gli altri di cui abbiamo parlato, è velocissimo, ha dei buoni passaggi, ha delle grand stats difensive, ha ottima forza, ottima aggressività, ma paradossalmente ha un parametro un po' strano di freddezza. Perché torto Lucio che ha 84 ma compensa in altri modi, questo 85 è inferiore sia a Vidic, sia a Ramos e sia a Virgil. E quel parametro lì, io vi assicuro che si sente tanto, perché perde spesso alcuni contrasti, alle volte non mette il piede, vi fa sentire quasi come se avesse sempre bisogno di premere il contrasto pelo meno di intervento rispetto ai difensori che vi ho fatto vedere prima. Poi per carità è un mostro sacro, e anzi qualcuno magari se l'è reinventato anche terzino, perché l'avrà trovato non scambiabile, aveva già sbloccato Lucio, aveva un altro difensore, motivo per il quale da DC secondo me non rende come ci aspettavamo, e per questo motivo lo troviamo un po' attardato all'interno di questa classifica. Sempre parlando di giocatori usciti in quel periodo lì, Kalidou Koulibaly, versione menzione Toti. Sapete quanto io abbia amato la versione Path to Glory dei mondiali? Questa riceve dei piccoli ma significativi upgrade, secondo me. Rimane tuttora molto rapido, lengthy, velocità scatto 91, accelerazione 77, buono il passaggio corto. Anche in questo caso vedete come la freddezza è molto più alta di quella di Militao, abbiamo 93 addirittura. Qui abbiamo anche un ottimo 93 di reattività che gli permette di reagire bene con l'L2 e movimenti degli avversari, statistiche difensive al top, forza 98, aggressività 87, lo rendono un giocatore pressoché full automatico che all'interno dell'area di rigore si sente e come gli avversari lo patiscono veramente tanto. Quindi Koulibaly sesto posto, ma che va a contendere probabilmente, insidiare anche il quinto vicino a Militao Toti, se la battono un po' tutti e due. In tema di Future Star invece, ecco che troviamo Guardiol, che è il primo di due difensori di questo gruppone, perché lui mi ha sorpreso tanto. Nonostante sia 1,85 m, in game ha un body type esponenziale, sembra molto più spesso e grosso di quello che effettivamente è, molto veloce e lengthy anche lui, vi permette di poter sbloccare tutta una serie di intese interessanti, penso a Nkunku, penso a Bellingham, penso magari se avete sbloccato Mané, se volete prendere qualche giocatore di Bundes, quindi lui vi dà la possibilità di poter fare anche quel change di squadra interessante, ed è un difensore di tutto rispetto, molto automatico, molto presente all'interno delle partite, non perde quasi mai un contrasto perché con questa fisicità importante che ha, vi giuro, prende praticamente a spallate tutti quanti, e ve lo portate a casa anche ad un prezzo secondo me ragionevole. Quindi ripeto, qualora avete bisogno di un difensore di Bundesliga, lui per me li carria tutti quanti, è il più forte in assoluto. Altro future star è Ronald Araujo. Anche lui aveva ricevuto la carta Path to Glory come Koulibaly, ma era 86, qua prende addirittura un più 4, è 1,92 m, normale alto, può fare anche il terzino destro all'occorrenza, velocissimo, ottimi passaggi corti, ottima anche per lui la reattività 97, tantissima roba, bene anche le stats difensive, lettura 89, intercetto 88, forza 93, aggressività 92, e anche in questo caso con Araujo potete fare quello step in più, perché potete mettere un Valverde menzione a centrocampo, un De Jong, potete mettere Militao, insomma anche lui vi dà tutta una serie di intese che magari fate fatica a mettere in campo senza. Quindi se vi serve un difensore della Liga, per me lui dopo Militao è il migliore in assoluto, e qualità prezzo non ti dico che lo insidia al difensore brasiliano del Real Madrid, ma poco ci manca. Chiudiamo con le ultime due posizioni, e sono due volti noti di nostra conoscenza, perché li avevo inseriti anche nello scorso video. Il primo è Rafael Varane nella sua versione Winter, che per me rimane tuttora un signor giocatore, rapido, anche lui dotato di buoni passaggi, automatico, bello agile quando lo muoviamo con l'L2, quindi
un difensore di tutto rispetto. E invece perde tante posizioni Kimpembe per due motivi: A, perché è uscito Ramos, che praticamente è suo padre, e B, perché appunto a livello di intesa ormai non è più fondamentale, visto che ci sono tanti giocatori che permettono di poter linkare i nostri attaccanti meta del PSG. Però il buon Presnel rimane comunque una carta assolutamente valida, 1,89 m, veloce, fisico, anche lui abbastanza automatico, anche lui paradossalmente ha la freddezza più alta di Militao, per quello fateci caso su un Toti con la freddezza così bassa e fatevi accendere un campanello di allarme. Forte, aggressivo, con lui chiudiamo questa top 10 che, come avete potuto vedere, al suo interno ha tanti volti noti, ma anche qualche giocatore che abbiamo imparato a conoscere ormai benissimo. Ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti, magari qualcuno di voi ha questi giocatori, come vi trovate o quali difese state utilizzando, quali di questi vorreste provare. Vi ricordo in descrizione tutti i link alla piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni, anche se tornerò martedì 21 perché tra i Serie A team che commenterò e poi i Champions League che accompagneremo o Brunio il Maestro Hollywood perderemo un po' di giorni di streaming, ma torneremo. Vi auguro una buona giornata, sono il vostro Liberoschi, ciao!